L'evento di oggi non si esaurisce in un mero momento celebrativo, ma inaugura un percorso di rafforzamento dell'educazione ai principi della Costituzione ai giovani della nostra città. E lo facciamo oggi con il 75esimo anno della Costituzione, con gli autorevoli esponenti della magistratura, dell'avvocatura, dell'accademia e delle istituzioni che verranno qui in Consiglio Comunale per un percorso di approfondimento sulla Costituzione ai giovani e anche ai minori a rischio dei centri diurni. Con una seduta appositamente convocata oggi, il Consiglio Comunale di Napoli partecipa alle celebrazioni per il 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni. Grazie ai padri costituenti che ci hanno permesso di avere una carta sulla quale basare non solo il funzionamento dello Stato, ma anche i rapporti con gli altri Stati e con gli altri popoli. Ed è questo momento particolare nel quale abbiamo voluto non solo celebrare un anniversario importante, ma anche il ruolo che i comuni, le amministrazioni comunali più che prima, tanto più di prima, hanno nel profondere i valori della pace, della fratellanza tra i popoli e soprattutto della vicinanza alle persone che hanno maggiori sofferenze. C'è stata una richiesta che è venuta al Consiglio Comunale, che noi abbiamo sostenuto, io come sindaco e tutta l'amministrazione. La Costituzione rappresenta la pietra fondante della nostra democrazia, soprattutto in questo periodo in cui c'è tanta discussione anche su eventuali riforme costituzionali, tenere insomma la barra dritta e ricordare il valore e soprattutto il punto di riferimento che è rappresentato dalla Costituzione è molto importante, quindi questa celebrazione la consideriamo estremamente significativa.